E adesso diamo un'occhiata al numero di notizie settimanale della Diocesi di Carpi, in edicola questa settimana. La copertina è dedicata alla conferenza della San Vincenzo de Paoli, che festeggia i 100 anni di presenza a Carpi e qualcuno in più a Mirandola. Delle pagine interne sono dedicate alla Società San Vincenzo due pagine monografiche. L'editoriale in prima è di Stefano Facchini, direttore della Caritas diocesana, con alcune proposte di progetti di carità, che sono poi ampiamente illustrate nelle pagine interne dedicate alla Caritas. Nella cronaca di Carpi si parla del convegno di cardiologia che si è svolto all'Auditorium San Rocco e delle recenti vicende che hanno coinvolto il reparto di cardiologia del Policlinico. Notizie anche sulla situazione di agitazione dei lavoratori della biblioteca Loria. Nelle pagine dedicate alla bassa abbiamo un articolo sulla banda giovanile John Lennon di Mirandola che si è esibita a Roma in concerto per il Papa. Per quanto riguarda la vita della Chiesa, servizio sul ciclo di conferenze promosso dall'Associazione Fede e Cultura e intitolato Percorsi d'Arte. Il primo incontro con Padre Andrea Dall'Asta è stata una riflessione su arte antica e arte contemporanea. Per i giovani, sabato 16 aprile, doppio appuntamento in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, penitenziale in cattedrale e alla sera la Palma d'Oro, esibizione di gruppi giovanili al Teatro Eden. Ricordiamo che è possibile fare l'abbonamento a Notizie o comprarlo ogni giovedì nelle edicole del centro di Carpi.